Ma questo è un libro un po' strano, diciamo, nel senso che non è nato da me, è nato da un'idea dell'editore che me l'ha sottoposta e a me è piaciuta molto. Poi si è sobbarcato lui alla fatica di andare a ritrovare gli articoli, i saggi o addirittura dei discorsi che io avevo pronunziato in diverse occasioni. E qual era la finalità e qual è la finalità del libro? In sostanza, io sono conosciuto come uno che racconta storie, cioè un romanziere che si inventa delle storie, le organizza, le racconta, le pubblica, eccetera, eccetera. Però mi capita, da cittadino, da uomo che si interessa alla cultura, di intervenire spesso e volentieri anche su argomenti diversi da quelli strettamente letterari. Ecco. E allora l'editore ha avuto proprio l'idea di proporre una sorta di antologia di questi miei scritti, alcuni dei quali mai raccolti in volume fino a questo momento, e dare un po' l'idea di come la penso io in diversi campi, che spaziano dalla letteratura alla mia Sicilia, alla mia idea di Sicilia, una certa idea dell'amicizia, dei rapporti letterari, della cultura e anche della politica. Questo assemblaggio rappresenta un po' veramente la summa, se così si può dire, di come la penso modestamente su alcune cose italiane e non italiane. Il libro si divide in varie sezioni e naturalmente, essendo un narratore, alcune di queste sezioni hanno una forma più propriamente narrativa. Per esempio, c'è un lungo saggio dedicato a un esponente del separatismo siciliano, che ho pensato bene di scrivere quasi in forma veramente narrativa, perché penso che la forma saggistica avrebbe appesantito molto la materia. Ecco, ci sono addirittura delle, come posso dire, prese di posizione politica raccontate sotto forma di favola, o addirittura un apologo filosofico tra cultura e potere, raccontato anche questo in forma di racconto, ma altre cose sono in forma di saggio, soprattutto quelle che, soprattutto certi discorsi che ho fatto, che mi è capitato di fare in occasione di lezioni dottorali per delle lauree che mi sono state date e che toccano vari argomenti che vanno dalla letteratura al rapporto tra quello che una volta si dicevano le due culture, cioè tra la scienza e la letteratura, diciamo la cultura letteraria, le scienze umanistiche. Ecco. Quindi credo che sia un esaustivo ventaglio del mio modo di pensare, il tutto scritto in una forma che non credo sinceramente che possa risultare noiosa al lettore.